da 5 anni a questa parte siamo riusciti ad entrare nelle scuole, quindi siamo riusciti a fare un accordo appunto con dei docenti molto interessati appunto a questo progetto e i ragazzi hanno partecipato proprio a una vera e propria lezione proprio in aula, quindi io e i miei collaboratori siamo stati in aula un paio d'ore con loro e abbiamo spiegato un po' quelli che sono gli argomenti principali di questa attività e un po' le condizioni in cui versano i nostri mari, quindi un programma di educazione ambientale molto molto interessante. Ed appunto, come vi dicevo, da 5 anni a questa parte i ragazzi partecipano anche a questa prova in piscina, ok, dove loro proprio imparano i primi rudimenti della subacquea, quindi le prime abilità fondamentali. Imparano già prima di tutto a respirare sott'acqua, ok, che per noi è una cosa che ci è stata preclusa per moltissimi anni, fino a quando non hanno inventato l'autorespiratore ad aria che ci consente appunto di poterci immergere. E quindi per i ragazzi è stata una novità, ok? Poi tra l'altro è un'attività che difficilmente faranno in un altro contesto. Tutte le scuole, praticamente le classi quinte del Manzoni di Suzzara hanno avuto l'opportunità di provare appunto questa esperienza. Tantissime attrezzature, 17 date sono quasi, e con oggi terminano appunto l'ultima. Diciamo che ci sono stati pochi paurosi, diciamo che l'hanno affrontato molto bene, anche grazie all'aiuto ovviamente dei collaboratori, perché sono stati molto bravi anche i ragazzi che stanno appunto diventando guide subacquee. Diciamo che questa attività è propedeutica poi a una futura iscrizione ovviamente a quelli che sono i corsi, i brevetti base. Potranno tra l'altro utilizzare questa prova in piscina come credito per una futura iscrizione al corso di primo livello. E quindi magari chissà che tra di loro non ci saranno dei futuri istruttori che potranno poi portare avanti questa attività magari nei luoghi esotici o tropicali. È stata un'esperienza sicuramente molto molto positiva e ringrazio anche il professor Sisse che me l'ha fatta provare, ma anche tutta la squadra che ha lavorato, che ci ha insegnato oggi con noi, e quindi insomma tanto tanta roba al 100%. Semplicemente perché non sei abituato a respirare subito sott'acqua e hai quei 2 o 3 minuti di smarrimento che magari insomma ti devi fare un po' l'abitudine, ecco. È stata molto bella e un'esperienza sicuramente che non farei al di fuori della scuola se non fosse stato proposto dal prof. Poi sono sicura che sicuramente qualcun altro vorrà rifarlo o comunque ripeterlo nella sua vita, e niente, è una bella esperienza. Sì, sono d'accordo con Valeria ed è un'esperienza molto interessante che consiglio a tutti, perché al di fuori del contesto, perché comunque se non fosse stato per la scuola non avrei mai potuto fare questa esperienza, e niente, la consiglio vivamente. L'Istituto Manzoni di Suzzara propone ai ragazzi di quinta parecchie attività che esulano da quelle che sono le normali attività motorie, e naturalmente con esperti, perché è ovvio che noi possiamo insegnare le materie, quelle o gli sport che conosciamo meglio, altri sport giustamente vengono approfonditi con gli esperti che vengono da fuori. In questo caso parliamo di subacquea, ha riscosso tantissimo successo per i nostri ragazzi perché è molto entusiasmante. Addirittura diamo un seguito a questa attività, diciamo di prova, di prova nella piscina di Suzzara, con un approfondimento a Montegrotto Terme presso Y40. Y40 è la piscina dove i ragazzi possono usufruire di una profondità molto maggiore, vanno fino a 18-20 metri. Per quanto riguarda i miei alunni, tutti hanno dimostrato molto entusiasmo anche negli anni passati e abbiamo avuto una alta partecipazione anche per, diciamo, per l'attività all'Y40.